4 milioni di famiglie italiane a rischio povertà energetica. I dati della CGA di Mestre: in Liguria almeno il 10% dei nuclei familiari sono in difficoltà. L'analisi dell'economista Becchetti: con il tetto al prezzo del gas inizia un braccio di ferro fra Europa e Russia, ma il nostro paese deve investire sulle rinnovabili e sostenere le comunità energetiche. Primo giorno a Lourdes per i 74 pellegrini della diocesi, partiti con unità, sì, momenti di preghiera personale e comunitaria. Monsignor De Basini ha incontrato i giovani sul tema dell'ascolto. Giovanni Paolo I sarà beatificato domani in piazza San Pietro dal Papa, diretta su Telepace a partire dalle 10.30. L'umiltà di Albino Luciani testimoniata da un prezioso scritto conservato a Verona. 33 anni di carriera, di cui 22 trascorsi a cantare De André. Il successo del cantautore Napo, replicato a lei in occasione di Notti tra le note, il concerto domani sera su Telepace. Poche ore al debutto stagionale in Lega Pro della Virtus Entella. Domenica al comunale arriva la neopromossa Torres. Siamo una squadra competitiva, dice Mister Volpe, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Presentata la prima squadra della Lavagnese, entusiasmo e volti nuovi per affrontare il campionato di eccellenza. Si parte domani alle 18.30 con il derby contro il Riva Samba. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Subito in apertura un aggiornamento sul meteo, perché stante la situazione di spiccata instabilità e l'incertezza evidenziata dalla modellistica previsionale, ARPAL ha deciso di prolungare fino alla mezzanotte di oggi su tutta la regione l'allerta meteo gialla per temporali. La Liguria è ancora interessata da fenomeni forti e celle temporalesche sparse che coinvolgono diverse zone del territorio regionale. Nella seconda parte della giornata i fenomeni hanno interessato maggiormente il centro ponente, mentre strutture più organizzate continuano a permanere in mare anche nelle Levante. Questa situazione instabile è destinata a proseguire nelle prossime ore, andandosi gradualmente ad attenuare verso la nottata. Per quanto riguarda il Levante Ligure, si sono registrate intensità forti di precipitazioni a Santa Margherita Ligure con 48,4 mm in un'ora, di cui 26,6 in 15 minuti. Le precipitazioni più intense, fortunatamente, vediamo anche dalla foto, si sono scaricate in mare e non hanno interessato le località della costa. I temi adesso del caro energia: la crisi dei prezzi di gas peserà sulle imprese ma anche sulle famiglie. Il centro studi della CGA di Mestre ha diffuso i dati di un'indagine secondo cui le famiglie italiane in difficoltà saranno 4 milioni, in Liguria almeno il 10% dei nuclei familiari. Sentiamo. Secondo i dati del centro studi della CGA di Mestre, fra il 10 e il 14% delle famiglie liguri potrebbe trovarsi in seria difficoltà a causa della crisi dei prezzi e dei razionamenti. L'Associazione di Artigiani e Piccole Imprese ha stimato il rischio povertà per le famiglie italiane suddividendo le regioni in quattro fasce, da quelle con la percentuale più alta di nuclei familiari in difficoltà a quelle con numeri inferiori. In cifre assolute, le famiglie liguri a rischio per gli effetti della crisi sono fra 75.000 e 106.000, un dato di certo preoccupante, ma che colloca i liguri in una posizione migliore rispetto alle regioni del sud Italia, che sono classificate nelle fasce ad alto rischio povertà energetica. Secondo i dati, infatti, in Liguria le persone che potrebbero trovarsi in grave difficoltà sono fra 152.000 e 213.000, cifre meno preoccupanti rispetto a quelle di Campania e Sicilia, dove nello scenario peggiore si stimano rispettivamente 2 milioni e 1 milione 700.000 persone a rischio povertà energetica. Stanno meglio le altre regioni del nord, specie la Toscana ed il Trentino Alto Adige, dove nel peggiore dei casi le persone in difficoltà potrebbero essere rispettivamente 369.000 e 107.000. Le famiglie italiane coinvolte nello scenario peggiore per il nostro paese sono circa 4 milioni, ma il dato è sottostimato perché non tiene conto degli ultimi sviluppi a livello globale. Chi sono le famiglie a rischio povertà energetica? Quelle che non riescono ad utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, quelle che possono usare solo saltuariamente o non possiedono
richiedono affatto elettrodomestici ad elevato consumo, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, microonde o forno elettrico. Fra i soggetti più a rischio ci sono i lavoratori autonomi. Il governo ha introdotto il bonus bollette che prevede un sostegno, la riduzione dell'IVA a famiglie e imprese in difficoltà e la possibilità di pagare le bollette emesse dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 in 10 rate. Hanno diritto al bonus sociale luce e gas i nuclei con ISEE fino a 12.000 euro o quelli con ISEE fino a 20.000 euro con almeno 4 figli. I beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza e chi utilizza apparecchi elettromedicali. Il decreto aiuti bis ha incluso dal 1 gennaio 2023 anche le persone con più di 75 anni e chi ha utenze nelle isole minori non interconnesse o in abitazioni di emergenza dopo una calamità. I dati della CGA di Mestre arrivano nel giorno in cui Commissione Europea e G7 annunciano la volontà di procedere con il tetto al prezzo del gas e del petrolio. Cosa succederà per le famiglie e le imprese? Lo abbiamo chiesto all'economista Leonardo Becchetti. Questa è una classica situazione di monopolio bilaterale, diciamo braccio di ferro, insomma prova di forza. Vince chi ha meno da temere in caso di rottura dell'accordo. Come vediamo, la Russia immediatamente ha detto: beh, allora io non vi do né gas né petrolio, però bisogna vedere se questa minaccia è credibile, perché ovviamente è una minaccia che ha un costo anche per loro. In quel caso, ovviamente, potremmo essere noi, diciamo, ad avere la peggio e quindi a non riuscire ad imporre questa misura. Quali interventi sarebbero davvero efficaci nell'immediato per famiglie e imprese? Ma c'è l'altra idea che il governo sta cercando di perseguire, cioè di tassare gli extra profitti delle aziende energetiche e di usarli appunto per aiuti alle famiglie più in difficoltà. E poi c'è da accelerare quella trasformazione strutturale di cui parliamo da tanto tempo. Le famiglie, le imprese che sono avanti in questo passaggio hanno meno da temere. Aziende come Italcer che fa ceramiche, penso a Girolomoni, penso a Masseria Frutti Rossi, sono tutte imprese che hanno una quota importante di fonte di produzione di energia da rinnovabile e quindi non sentono il peso di questa crisi. Le famiglie di Gubbio, Messina o le comunità energetiche sono meno soggette a questo prezzo. Come ogni crisi, le crisi ci aiuteranno a migliorare, a cambiare anche alcune cose, cioè questo deve essere il campanello d'allarme che suona. In futuro noi dobbiamo essere indipendenti energeticamente, non dipendere né da petrolio o da gas, ma dipendere da sole e vento che abbiamo in abbondanza. Quindi questa è la via. L'altra cosa che dobbiamo fare probabilmente è modificare il sistema dei prezzi dell'energia. Oggi, come sapete, si pagano tutti quello che è il prezzo marginale più alto, questo sistema che funzionava molto bene quando i prezzi tendevano a scendere non funziona in questo caso, quindi bisogna cambiare anche il modello di cui si prezza l'energia, avere prezzi separati per le rinnovabili e per le energie fossili e, ripeto, a breve bisognerà soffrire e allacciarsi le cinture, però probabilmente se non sbaglieremo le mosse questa crisi ci aiuterà a preparare un futuro migliore anche con meno rischi da questo punto di vista. Veniamo adesso sul territorio. Oltre 1 milione di euro nei primi 8 mesi del 2022, tanto ammonta il ricavato della sosta a pagamento a Sesto Levante gestita a partire dal 2022 da Mediaterraneo Servizi tramite i nuovi parcometri digitali. Gli incassi annuali al 31 agosto sono aumentati del 10% rispetto all'anno precedente, superando 1.150.000 euro, quasi 500.000 di euro in più in 3 anni rispetto alla gestione privata preesistente. 5 ore il tempo medio di sosta delle auto, oltre 340.000 le transizioni effettuate. Positivi anche i dati relativi al parcheggio di cintura gratuito di via Baden Powell, che ha registrato il sold out per i mesi estivi, eliminando dalla circolazione per la ricerca del parcheggio in centro città quasi 200 auto al giorno. Interessanti anche i dati legati alle transazioni digitali ed elettroniche, che evidenziano il 20% di pagamenti effettuati tramite app e il 35% con carta di credito. Oltre la metà dei pagamenti viene quindi effettuati senza contanti, un dato che pone Levante al vertice delle esperienze italiane sulla digitalizzazione della sosta.
La cronaca è arrivato a nuoto a Cala dell'Oro sul monte di Portofino, zona dove è vietata la balneazione, e ci è arrivato con sandali e borsello. Una storia particolare, quella che ha avuto come protagonista un uomo di 67 anni. Ieri alcuni escursionisti lo hanno visto nuotare nell'area di riserva totale e hanno dato l'allarme. La Guardia Costiera è arrivata sul posto insieme al personale del soccorso alpino e della Liguria e ai volontari del soccorso di Ruta. L'uomo sembrava un po' disorientato, ha detto di essere partito a nuoto da Punta Chiappa e ha mostrato qualche resistenza ai soccorritori. È stato accompagnato a San Rocco e qui lo hanno preso in carico alcuni familiari. Visto il divieto di balneazione, sulla vicenda sono in corso indagini. L'intervento si è concluso dopo le 22. Diamo pagina, primo giorno a Lourdes per i 74 fedeli della nostra diocesi che stanno partecipando al pellegrinaggio regionale di Unità. Si sono giornate molto intense, scandite da momenti di preghiera personale e gesti comunitari. Sentiamo il racconto. Siamo arrivati ieri proprio verso l'ora di pranzo, quindi sono 24 ore che siamo a Lourdes, siamo 74 dalla nostra diocesi e 304 da tutta la Liguria, quindi un numero importante tra malati, pellegrini e personale. Abbiamo celebrato ieri pomeriggio la messa di apertura del pellegrinaggio e poi alle 18 il rosario alla grotta di Lourdes. Ieri sera ci siamo riposati perché ovviamente avevamo bisogno dopo la giornata un po' con la sveglia all'alba e oggi abbiamo avuto la messa questa mattina con la celebrazione penitenziale, con le confessioni. Oggi pomeriggio avremo le piscine, il gesto dell'acqua, questo gesto molto particolare e di nuovo questa sera alle 18 il nostro vescovo diocesano, Monsignor Giampio De Vasini, presiederà il rosario alla grotta di Lourdes. Il clima qui è bellissimo anche perché ci sono degli incontri, perché diciamo sempre qui a Lourdes che le amicizie nascono e vanno conseguite poi nel tempo, no? Siamo una grande famiglia. Direi che sta andando abbastanza bene. Ieri sera anche con il gruppo giovani abbiamo avuto un momento di confronto sul tema dell'anno, accompagnato appunto dal nostro vescovo Giampio De Vasini. E è stato interessante il tema dell'ascolto, perché a Lourdes si pensa subito per quanto riguarda il discorso della sofferenza, della malattia, ma invece è proprio l'ascolto anche dei ragazzi, no? Quest'anno dal santuario ci è stato proposto un tema dove praticamente alla Santa Bernadetta la Signora gli ha chiesto di andare a dire ai preti, no? E il vescovo ha chiesto ai giovani: cosa volete dire ai preti? È stato un confronto molto, molto bello anche per quanto riguarda la gioventù di oggi, no? Le domande che si portano dietro, ma anche come pellegrinaggio, dire cosa cerchiamo e perché siamo venuti, no? In questo cammino. Poi mi viene da dire che il tema dell'ascolto qui a Lourdes è la tema più importante anche per quanto riguarda la sofferenza dei malati, mettersi proprio davanti a loro nel clima, ma semplicemente nel silenzio, no? Ascoltare cosa hanno da dire loro e attraverso di loro si aprono mille strade. E poi la preghiera è un momento bellissimo davanti alla grotta, le celebrazioni che stiamo facendo e che faremo ancora in questi giorni. E sentiamo proprio alcune testimonianze dirette raccolte da Giovanna Tiscordia a Lourdes. L'abbiamo colta nel momento in cui usciva da questo momento dell'acqua. Cos'è stato per lei? Un'emozione fortissima. Ho avuto tanti problemi. Cos'è che la muove a fare questa esperienza? È una gioia indescrivibile. Un senso di gratitudine verso la vita. Nella vita di tutti i giorni che cosa fa? Lavoro in comune a Pavia. Sono stata contenta di aver fatto questo gesto, è bello e piacevole. Mi dicevi che non è la prima volta che sei a Lourdes? 5, 6 anni, 7, 8. Cos'è stato questo momento che ha appena vissuto? Per me è una novità, ma comunque sono cose che piacciono. Appena entrata, appena sono venuta, ero stanca del viaggio, cioè, è un po' stato a pesare. Adesso sto apprezzando questo soggiorno, lo sto veramente apprezzando. È una sensazione di benessere, posso dire, proprio mi sento meglio.
È un'esperienza bellissima con cui si arriva dopo anni e si gusta attraverso l'esperienza e qualche dispiacere che a volte nella vita si ha. Qui si viene una volta per chiedere e poi per ringraziare, ed è bellissimo accompagnare chi rispetto a noi ha forse bisogno di aiuto che noi non ne abbiamo. Vediamo alcuni appuntamenti che interessano le comunità della nostra diocesi. In occasione della festa della Madonna della Cintura, la parrocchia di Graveglia celebra domani alle 11 la messa della festa, alle 20:30 al vespero la processione partecipa Don Salvatore Bizzimana. La comunità di Gattorna è in festa in questi giorni per Nostra Signora della Guardia, nel 168esimo anniversario del miracolo che si festeggia in Alta Valfontana Buona. Domani messe alle 7:30, 11:18, alle 20:30 ci sarà il canto del vespero, la processione per le vie del paese presieduta da Don Gian Emanuele Muratore. Lunedì alle 18 poi la Santa Messa di Ringraziamento e la memoria di tutti i defunti. Festa di Gesù Bambino domani nella parrocchia di Arzeno in Alta Val Graveglia, alle 17 la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori, seguiranno la messa e la processione e un momento di comunità poi sul sagrato. Nella chiesa di Villa Oneto, San Colombano Certenoli, domani si celebra la festa dei Santi Fermo e Rustico, alle 18 la Santa Messa presieduta da Don Jacopo De Vecchi, parroco di Sant'Anna Rapallo, al termine aperitivo sul sagrato. Domani ricorre anche la festa liturgica della Beata Brigida Morello di Gesù nella parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo, alle 10 l'incontro a cura di Alessandra Rotta. Brigida Morello, una donna per le donne, a seguire alle 10:30 la messa presieduta dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini, al termine l'ostensione della reliquia della Beata per la pubblica venerazione. Le comunità di San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro in Riva salutano i loro pastori Don Mauro Sapia e Padre Florence. Appuntamento domani alle 19 per la Santa Messa nella Chiesa di Riva, a cui seguirà un momento di fraternità insieme. E Giovanni Paolo I sarà beatificato dal Papa in Piazza San Pietro. Domani il fondatore di Telepace, Don Guido Todeschini, ha reso noto il biglietto che Luciani, prima di entrare in conclave, indirizzò all'allora Vescovo di Verona, una reliquia che sarà consegnata alla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, che riflette l'umiltà e la semplicità di vita del futuro pontefice. Sentiamo. È un dono che l'allora vescovo di Verona, oggi il venerabile Giuseppe Carraro, mi consegnò poco prima di morire, dicendomi: tieni questo scritto, guarda che è una reliquia. Che data riporta questo documento? La data del 24 agosto 1978, esattamente il giorno prima di entrare in conclave. L'allora patriarca di Venezia ha scritto un biglietto al vescovo Carraro dove ci sono delle parole che per conto mio vanno analizzate. Dice: per fortuna io sono assolutamente fuori di pericolo. Dice per fortuna, cioè io senz'altro non sono uno che sarò eletto, anche perché erano stati fatti dei pronostici prima, nessuno parlava di Luciani. In questo biglietto dà appuntamento al vescovo di Verona, dice ci vediamo presto. Allora è talmente convinto che lui è fuori di pericolo, come scrive, che dà appuntamento, perché dice: terminato il conclave ci troveremo. Dice anche che sarà un compito gravoso quello del Papa, del successore di Paolo VI. E dice che per il Papa che verrà sarà un compito più gravoso di quello che è stato per Paolo VI. E in quel momento stava parlando di sé. Domani mattina dunque, a partire dalle 10:30 su Telepace 1, canale 12, saremo in diretta da Piazza San Pietro per il rito di canonizzazione. A Karlsruhe adesso in Germania proseguono i lavori dell'undicesimo assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Questo fine settimana è dedicato agli incontri dei delegati con le diverse comunità locali. Parola chiave che viene declinata è la preghiera come strumento di condivisione che accomuna tutte le comunità cristiane. La corrispondenza di Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi Italiano per l'Ecumenismo. Una giornata particolare oggi a Karlsruhe, all'Assemblea Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. La giornata dedicata all'incontro dei delegati con le comunità locali in quest'area
impegnate da secoli, da decenni nel cammino ecumenico. Una giornata pensata proprio per condividere le speranze, le esperienze del cammino ecumenico con tutte le difficoltà che sono emerse in questi ultimi anni, quando tutto il mondo ha dovuto fare i conti con la pandemia. La dimensione dell'esperienza, della condivisione di esperienze ecumeniche, rimane centrale nell'attività del Consiglio Ecumenico delle Chiese. È comparsa nella fase preparatoria e in questi primi giorni dell'Assemblea è tornata ad affacciarsi come una dimensione centrale e irrinunciabile. Bene discutere delle questioni ancora aperte che riguardano il dialogo teologico, bene affrontare una conoscenza sempre più puntuale della storia per una riconciliazione delle memorie, ma prima di tutto pregare insieme, condividere l'ascolto della parola di Dio, rimane per il Consiglio Ecumenico delle Chiese e in questo in profonda sintonia con la Chiesa Cattolica dal Concilio Vaticano II in avanti, rimane la fonte primaria per scoprire quanto i cristiani siano già uniti e quanto le loro parole, i loro gesti fatti insieme in un mondo che sembra rincorrere la logica del profitto e della guerra, le loro parole e i loro fatti possono veramente cambiare questo mondo. Certo, questa esperienza, il condividere le difficoltà, le speranze delle esperienze ecumeniche, assume un valore del tutto nuovo dopo l'esperienza terribile della guerra ancora in corso in Ucraina. Le parole che sono risuonate ieri continuano a viaggiare in molti incontri con la speranza, condivisa da tanti, che da qui possa partire un cammino di riconciliazione che possa veramente far finire questo tempo di guerra che i cristiani non possono e non vogliono più accettare. La pagina culturale adesso. Napo canta De André è stato il penultimo appuntamento della rassegna Notti tra le notte, promosso dal comune di Leivi. Il cantautore Alberto Napolitano e la sua band si sono esibiti sul piazzale della chiesa del Curlo. Il concerto sarà trasmesso domani sera, domenica, da Telepace. Vediamo com'è andata. Ombre de muri, muri de maine, d'unde ne veni, dove le cane. 33 anni di carriera, di cui 22 trascorsi a cantare De André, anni di un successo che non sbiadisce per Alberto Napolitano, in arte Napo, che ha regalato una serata di musica sul sagrato della chiesa del Curlo a Leivi. Ma la notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Nell'occasione Napo e la sua band hanno proposto anche La Peregina, brano contenuto nel penultimo disco dell'artista, datato 2020, di fatto mai presentato causa Covid. Ad esibirsi insieme a Napo altri 5 artisti di talento: la violinista Alice Nappi, leivese, giocava in casa, il pianista Andrea Vulpani, poi Emanuela Musante alla chitarra, Vito Miccolis alle percussioni ed Enzo Mesiti al basso. A mia la calaria mia cumale, cumale, a mia la cumalaria mia calele, calele, a mia la cumalaria mia mia cumale. Lo spettacolo faceva parte del ciclo Notti tra le note che il comune di Leivi organizza dal 2009, su spunto di Mario Trabucco, per valorizzare gli angoli meno conosciuti del territorio. La registrazione integrale sarà trasmessa da Telepace domenica 4 settembre alle 21.45 sul canale 12. È stata una serata straordinaria, bella, la cornice bellissima, non la conoscevo, pieno pieno di gente, c'è stato un calore incredibile, quindi siamo tutti contentissimi di questa serata. Adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 4 settembre. Dalle 8.30, gara inaugurale dei campi esterni della bocciofila di Rapallo, gara regionale a Terne con sistema a pole limitata a 16 formazioni. A Chiavari è possibile visitare le sale del Museo Diocesano di Arte Sacra, che sarà aperto dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto 7. A Campo Ligure si svolge la seconda edizione del Weekend della Filigrana. Dalle 10 nel centro storico, vendita di prodotti tipici, raduno di moto d'epoca, alle 21 concerto Sigma 2.0.
Nell'area di San Martino di Licciorno, a sopra la croce di Borzonasca, alle 17, concerto di Napo accompagnato dal maestro Andrea Vulpani. In programma aperitivo nel bosco con baciocca e vino biodinamico. A Recco, nel santuario di Nostra Signora del Suffragio, alle 17.30, benedizione della nuova bandiera del quartiere Collodari. Seguirà la presentazione del libro Collodari 200 anni di tradizioni, che ripercorre i due secoli di storia del quartiere. A Sesto Levante viene riproposta Nel nome di Santa Caterina, la visita guidata già offerta dall'Associazione Guide Turistiche della Liguria in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, con approfondimento sul tema degli oratori e delle confraternite. Ritrovo alle 21 a Palazzo Fasce. Appuntamenti in agenda per lunedì 5 settembre. Creiamo luce è il titolo della mostra degli artisti Chris Guenzati e Dubini, ospitata nella Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari. L'esposizione sarà allestita fino all'11 settembre, orario 10.30, 12.30, 17.30, 19.30. Nella sala Expo, Palazzo Fasce di Sesto Levante, prosegue la mostra di Roberto Altman, Murale, l'idea che muove il fare, rassegna di studi e bozzetti del pittore. La mostra resterà aperta fino al 18 settembre con orario 9.13, 14.17 e 19.22. E per il calendario di Teatro Sotto le Stelle, al Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure, alle 21 lo spettacolo Il Dio del Massacro, a cura del gruppo artistico teatrale di Moneglia, regia di Maria Grazia Rebuzzi. Il Teguglio insieme per diventare comunità europea dello sport nel 2023, una nuova sfida per i comuni del Teguglio, del Golfo Paradiso e dell'Entroterra. Martedì si terrà la presentazione ufficiale della candidatura del territorio che vede Lavagna come capofila. Se il Levante dovesse raggiungere questo traguardo, le attività e le programmazioni sportive potrebbero arricchirsi di iniziative e eventi anche attraverso la valorizzazione delle risorse architettoniche, storico-artistiche e naturalistiche. Nelle scorse settimane è stato realizzato un dossier tematico da presentare alla Commissione europea che analizza le candidature. Il Comune di Lavagna ha potuto contare sulla collaborazione delle altre amministrazioni per non disperdere lo spirito di squadra che ha caratterizzato l'approdo finale del Teguglio nella candidatura a capitale europea della cultura 2024. E siamo così arrivati allo sport, mancano poche ore al debutto stagionale in Lega Pro della Virtus Entella. Domenica, domani alle 14.30, si gioca al Comunale di Chiavari contro la neopromossa Torres, un banco di prova per una squadra forte sulla carta ma che deve inserire 11 nuovi giocatori. Le parole a mister Volpe. Mister, domani si comincia, c'è tanta attesa, anche un po' di curiosità, ti chiedo quali sono le tue sensazioni della vigilia. Si parte tutti da zero, e c'è la consapevolezza di quello che è stato fatto e la consapevolezza di essere una squadra competitiva, però la carta è differenza dal campo, quindi dovremo ridimostrare tutto e dobbiamo dimostrare sul campo di essere una squadra forte. È stato un precampionato molto lungo, sono arrivati tanti giocatori nuovi, come sta procedendo il loro ambientamento, che tipo di Entella potremo vedere domani? No, io sono molto soddisfatto delle operazioni che sono state fatte, è chiaro che sono stati fatti tanti cambiamenti tra entrate ed uscite, sono arrivati 11 giocatori nuovi, però credo che la società abbia fatto un ottimo lavoro, mi ha permesso di avere a disposizione una squadra completa in tutti i reparti, ora sta a noi dimostrare di essere una squadra che vuole competere. Si parte subito con una sfida difficile contro la neopromossa che ha tanto entusiasmo, che sicuramente metterà tanta intensità in campo. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una partita difficile, come lo saranno da qui, dalla prima all'ultima, perché abbiamo visto il campionato di Lega Pro, è un campionato difficile dove tutti daranno battaglia e noi dovremo farci trovare pronti, però ho visto una squadra determinata, una squadra che ha voglia di iniziare questo campionato e ha voglia di iniziarlo nel migliore dei modi possibili. E si riparte dal Comunale, che l'anno scorso è stato sicuramente l'arma in più di questa Entella. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, sarà importante avere il sostegno dei tifosi per tutto quello che è il contorno stadio per cercare di partire nel migliore dei modi. Sì, siamo contenti di iniziare a casa nostra, dove abbiamo fatto molto bene l'anno scorso, però è tutto archiviato. Ora ci auguriamo di riportare tante persone allo stadio, perché l'immagine... il ricordo più recente delle ultime due partite al Comunale fatte col Foggia e col Palermo danno la certezza che con uno stadio pieno, con tanta gente, questa squadra esprima il meglio.
Inizia il campionato anche per il Sesto Levante in Serie D. Nel girone A i rossoblù saranno impegnati domani pomeriggio alle 15 in campo, sul campo di casa del Sivori contro la Sanremese. E la Lavagnese è pronta a debuttare nel campionato di eccellenza, si parte sempre domani con il fischio di inizio alle 18.30, ieri sera la presentazione della prima squadra sulla piastra del porto di Lavagna. Grande motivazione e volti nuovi nella Lavagnese. La squadra è pronta al debutto domenica Sesti Levante contro il Riva Samba, forte del passaggio del turno in Coppa Italia. Aborda il campionato di eccellenza nel segno del rinnovamento. Per cercare di riportare la Lavagnese dove penso che meriti e dove è stata negli ultimi 21 anni, ossia la Serie D. Affronteremo, diciamo, questo campionato di eccellenza consapevoli delle nostre forze, però sempre penso con l'umiltà che ci deve contraddistinguere dall'inizio alla fine. La retrocessione non ha affossato la società, anzi ha acceso nuove energie. Stefano Compagnoni, presidente da 24 anni, ha incaricato i direttori sportivo Andrea Croci e generale Giacomo Nicolini di trasformare la squadra e portare entusiasmo per compiere il salto di categoria. Una squadra molto forte, poi sarà il campo a dire se effettivamente ha fatto bene, ma io sono convinto che sta lavorando molto ma molto bene. Stiamo cercando di fare le cose nel migliore dei modi, abbiamo tantissimo entusiasmo, sbaglieremo perché appunto, ripeto, siamo giovani, ma ce la metteremo tutta per fare le cose fatte nella maniera migliore. Il format del campionato a 18 squadre piace a mister Cammaroto, che ha a disposizione il giusto mix tra giovani e giocatori d'esperienza. È un gruppo che personalmente mi dà soddisfazione allenare perché vengono sempre al campo divertendosi, col sorriso, penso l'idea piaccia e quindi già quando ci sono queste basi si parte già avvantaggiati. Auguri di buon campionato anche dal sindaco Mangiante, la nostra è una delle società liguri più longeve, ha spiegato, per poi annunciare una decisione di giunta di queste ore, l'affidamento in concessione del campo di via Eckengren alla Lavagnese per 7 anni per la scuola calcio. E chiudiamo con la pallanuoto, girone complicato per la Prorecco che nell'urna di Spalato pesca avversarie di alto livello lungo il proprio cammino in Champions League. I biancocelesti detentori del titolo inseriti nel gruppo A dovranno affrontare due formazioni candidate alla vittoria finale, la Bestia Nera Olympiakos e i Serbi del Radnički. Nel girone anche l'Hannover e i Georgiani della Dinamo Tbilisi. A queste 5 formazioni se ne aggiungeranno altre 2 provenienti dai turni qualificatori in programma a ottobre. La competizione comincerà il 15 e il 16 di novembre. Si qualificano le prime 4 classificate, le finali per il terzo anno consecutivo si giocheranno a Belgrado. E con questa notizia di sport si chiude questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna lunedì mattina con il nostro TG Rassegna Stampa, continua in queste ore sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.